Perfetto, ci dovremmo essere. Vediamo un po' se c'è anche il nostro adepto. Ok, dunque. Stasera, signori, andremo a giocare Affinity Pauper contro Rakdos Midrange Pioneer. E ok, il nostro adepto c'è. Quindi lo sfidiamo. Formato freeform. E giocheremo un match al meglio delle 5. Io gioco una mia lista di un 5-0 che ho fatto con Affinity. Lui gioca la lista di Rakdos che è arrivata prima in Challenge. E stiamo a vedere cosa succederà. Oh, intanto ho vinto il primo tiro di dado. Questo è brutto. On the play ancora di più. Tipo, non fa niente questa mano ai primi turni. Contro un mazzo Pioneer, non so se me la sento. Ho tipo un paio di pescate per pescare un artefatto. Non sono molte. Proviamo a mulligarla. Questa mi sembra migliore. Togliamo la stella, credo. Anche se siamo vulnerabili a turno 1 Thoughtseize su Ichor Wellspring, immagino. Però non me ne frega niente. Io non sono ancora stato traumatizzato abbastanza dagli scartini, avendo giocato solo Pauper praticamente. Quindi vediamo un po'. Anche lui ha mulligato a 6 fortunatamente. Ah, forse voi sentite i suoni di Magic Online, togliamoli, vai. Uè, terra tappata, fantastico. Ok. Dunque, prossimo turno abbiamo 5 carte in mano, questo fa un più 2, quindi anche se non troviamo terra dovremmo poterlo fare. Sì. Ah no, andiamo a 6 carte in mano, ok. Come non detto, quindi dobbiamo sperare di beccare terra. Allora, questa roba qui che cosa fa? Dunque. Crea un blood token. Ok, mi sembra abbastanza inutile. Comunque vorrei evitare di saltare il land drop. Per fortuna abbiamo trovato una terra. Ne abbiamo anche trovata una tappata. Molto bene. Questo è il suo turno 3, ok. Dunque, prossimo turno. Boh, forse facciamo solo un Enforcer. È un po' deboluccio come turno. Vediamo un po' che cosa peschiamo. Potremmo anche fare. Sì, forse la cosa più adatta è fare munizioni più cast down. Oh. Ok. Interessante. Dunque, non so se scartare cast down o munizioni. Perché munizioni sarebbe forte contro Sheoldred e roba varia. Anche se non ho al momento molto materiale per utilizzarla.
Però Cast Down mi permette di ammazzare Liliana abbastanza presto, in teoria. Pulendo il board. Boh, proviamo a scartare munizioni, anche se potrebbe essere sbagliato. Ok. Dunque, cosa faremo qui? Anche Angler, sì, Angler costa 4. Allora, se io faccio adesso Enforcer, poi prossimo turno Enforcer mi costa 4, 5, 6. In teoria se sopravvive l'altro Enforcer mi costa 1. Ma no, in realtà mi conviene fare Angler adesso. E poi il prossimo turno doppio Enforcer, credo. Certo, lui mi può fare un editto. Potrei quasi aspettare. E ora tirare cast down. Prossimo turno fare tipo creatura tenendomi open di bargain o qualcosa del genere. Non sarebbe male. Forse io aspetto invece che farmi fare un time work così. Infatti sì. Quindi dobbiamo capire che cosa scartare, però. Ma cioè, questo lo vogliamo davvero ammazzare? Io non ne sono così sicuro. Se noi scartiamo Cast Down, poi prossimo turno possiamo fare Grande Fornace. A 2 mir, a 1 mir mi tengo open di bargain, che non è male. E non mi piace l'idea di scartare Angler. Sì, io scarto Cast Down e a questo turno non faccio niente. Secondo me ci può stare. È brutto, però. Liliana ti costringe a fare cose brutte. Ah, vediamo. Ciao Sampop. Mi fa piacere che ti piaccia. È una cosa molto buffa. Vediamo. No! Va bene, il mio piano è fallito. Perché mi servivano tutte le carte che ho in mano. Cioè, in realtà no, posso scartare Angler ora. Però non è che avessi proprio tanta voglia di farlo. No, perché devo scartare Angler? Scusa, se io scarto Mir, poi posso fare comunque 2, 2, no. Per fare doppia creatura più bargain devo scartare Angler. Scarteremo Angler. Potrebbe essere una scelta terribile, però. Boh. Questa fa il meno 6. Ok. Ok, però adesso, in teoria, finalmente. Oh, addirittura. Questo costa 1. Allora ci teniamo la grande fornace. Sì, perché in effetti nel mio piano di prima non avevo tenuto in considerazione questo piccolo particolare che Liliana mi avrebbe fatto scartare un'altra carta ancora. Quindi dovrebbe funzionare così. Non sono abituato a giocare contro queste carte, come potrete ben immaginare. Però speriamo di fare qualcosa di decente. Vediamo, in teoria adesso non siamo in uno spot terribile, credo. Vediamo. Come? Ah, ok. No, aspetta. Ah, il doppio dei Blood Token, ok.
Avevo letto male la carta. Comunque noi facciamo questa roba qui. Maledetto. Comunque noi prossimo turno rifacciamo doppia creatura. Scarto questo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non è vero che la rifacciamo. Che disastro. Sì. Minchia, le carte Pioneer sono forti, eh. Allora. Ah, come si fa qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi possiamo fare solo una creatura. Vabbè, non lo so, almeno gli impediamo di fare almeno 6, forse. Non penso di poter fare altro, onestamente. Facciamo la creatura più scarsa. Così se lui ci vuole fare ditto ci ammazza questa. At least I have a blood token to sacrifice. I don't know. I'm getting crushed here. Sì, questa roba qui che esilia fortissima contro di me. Ah, fa almeno 6, eh. Va bene. Non è male, in effetti. Io mi tengo almeno una fonte nera così posso fare Angler. Oh, giusto, ho fatto bene a fare Enforcer, anche se non ci avevo minimamente pensato. Per il fatto che Enforcer non lo posso più fare al prossimo turno, mentre Angler sì. Vediamo un po'. Secondo me ho ancora una chance in questo game. Vediamo che cosa ha top deckato lui, anche se c'ha due Blood Token, quindi il suo top deck è per forza buono. Lui mi vuole togliere il blu. Cioè, io se mi lascia creatura più fonte nera, tengo subito quella pila lì, sì. Ok. Questo è stato pessimo. Sì, avrei dovuto leggere. Ma questo è Crocsa dal cimitero? Ok, basta. Va bene, va bene. Dunque, ora facciamo un altro game pre-side, quindi. Eh no. Cioè tipo quando c'era il token per cui si poteva giocare a tutti i formati su Magic Online, ho giocato un po' di Modern. E però cioè tipo in quell'epoca lì Liliana non era playable in Modern e non era legale in Pioneer. Quindi boh, ho giocato un po' di questi formati ma non c'era Liliana. Dunque, vi spiego un attimo la situazione. Praticamente Adepto mi ha convinto a fare invece che al meglio di 3 match, un solo match, ma al meglio di 5.
Quindi facciamo due game pre-side e tre post-side, in teoria. Comunque, questo è G2, però è pre-side. Comunque, la mia idea è che comincerò io perché ho perso il game precedente, anche se questo è una specie di G1. Ciao Sergio, e thanks Boundary's Blurred for the follow. Dunque, siamo anche on the play, quindi le chance di trovare una terra sono molto poche. Io onestamente preferisco un mulligare 4. Vabbè, questa la terrò. Questo mi sembra che siamo molto lontani dal castarlo. Allora, questo di sicuro. Anche Engler in realtà non è fortissimo al momento. E devo scegliere fra Cast Down e Rebuke. Lui ha tre Sheoldred che io devo assolutamente counterare. Però mi sembra che siamo un po' lontani dal counterare roba. Boh, comunque Cast Down fa schifo nel matchup, cioè non ammazza niente di rilevante. Proviamo così. Ok, è qualcosa. Ok, va bene, vediamo se addirittura peschiamo una terra. No, vabbè. Prossimo turno è il suo turno 4, quindi probabilmente stiamo open di Rebuke e poi facciamo Bargain in hand. Rischiamo di saltare un land drop, però probabilmente è la cosa migliore da fare. Vediamo se non ci fa Liliana adesso, perché sennò è veramente un disastro. No, Tozziz ci scarta un peschino. Male. Se scarta Bargain dobbiamo fare Thoughtcast a Sorcery Speed per forza. Sì. Giustamente così ci lascia la mano piena di carte blu e ci inchioda un pochino. Buono così però. Che? Ah. Va bene. Oh, don't worry, mighty destroyer, I'm sure you will be able to speak English at the Paupergeddon. Che cos'è questo? Vediamo un po', eh. Ok, forte. Ok, mi sembra una carta forte. Comunque. Oh yeah, I guess you have to avenge yourself of what Aizen did. Mi sa che facciamo Thoughtcast Galvanica su questa roba qui. Tenersi open di Rebuke sarebbe bello, ma non ce lo possiamo permettere. Quindi così, così. Io non so se lui abbia effetti di, cioè che possono, cioè roba che sacrifica. Fatemi vedere un po' la sua lista. Dunque.
Non mi sembra che lui abbia roba tipo disputa, per cui dovrei poter fare Galvanic Blast nel suo turno. Non so quanto io ci guadagni, però boh. Tipo lui almeno non ha l'informazione che io gli ho rimosso una creatura quando fa questa scelta. Oh, I hope so, but it's not going well. At the moment. Oh, I forgot to update the score. Alright. Ha scartato due carte. No, ma sono un coglione. Questo lo dovevo ammazzare prima in Begin Combat. Ovviamente mi sono distratto. Vabbè. Piano piano impariamo a giocare contro le carte Pioneer. Anche se vabbè, questo c'è, bastava veramente leggere la carta. Comunque. Vediamo se ci propina una Sheldred adesso e ci punisce. No, un banale Crocs. Ma io direi che di questo Metallic Rebuke al momento non me ne faccio niente. No. Vabbè, però non mi esita niente di rilevante al momento. Tu cosa? Ok. Com'è che si gira questa? Se un giocatore non casta spell, vabbè, io spell ne casto. Quello al momento fortunatamente non è un problema. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se faccio munizioni non posso tenermi up di Rebuke. Lui avrà 4 mana. Secondo me Rebuke non è male. Quindi munizioni aspetterà. Ok, questo adesso può copiare le creature. Ok, è un Kiki-Jiki. Quindi può esiliare due carte dal cimitero. Questo se si gira a Ward. Ok. Vediamo cosa fa. Sì. Credo che sia il miglior mazzo in Pioneer, ma non è che io sia un grande esperto. Credo che anche Mono Verde sia molto forte. Ma penso che comunque, diciamo ora, no, non esprimiamoci sul miglior mazzo, però sicuramente è uno dei tier 1. Io posso vedere da Goldfish che è molto popolare, ma sappiamo che Goldfish, insomma, non è che sia troppo credibile su queste cose, quindi. Va bene. Quindi quel coso si gira. Ok, possiamo fare il nostro Ancestral. Comunque in questo game noi abbiamo mulligato a 4, ce la stiamo giocando dignitosamente, direi. Penso di fare munizioni e passare. Sì. Cioè, potrei anche fare subito Bargain su Wellspring, che non sarebbe male. Però. Sì, magari devo usare mana rosso. Però credo sia meglio fare così. Non ho urgenza di fare Landdrop ora.
Devo accoppargli Kiki per forza. Ok. Ora purtroppo un turno di vaglio glielo faccio fare, però hai ragione. Sì, questo va bene. Sì, hai ragione, hai ragione. Ora, appena posso, glielo ammazzo le munizioni. Se no, se stiamo fermi così, lui continua ad utilizzarle, ogni turno fa robe. Qui possiamo fare questo, poi sì, dal prossimo turno glielo ammazziamo, quello lì. Ok. Speriamo anche di poter pescare, cioè di pescare un modo per gestire sta roba. Ah, che fra l'altro adesso mi si dà il Mir. Molto male. Lui che sta facendo? Ok. Ma questo mi fa anche danno. Cioè mi fa perdere vita. Ci fanno tutto queste carte. Ok. Lui sarebbe stato letale se non avessimo guadagnato 7. Sì, comunque Kikijiki va ammazzato immediatamente. Hi, thanks for the follow, Hasus Lasu. Ok. Allora, facciamo terra stappata perché voglio fare il più alto numero di cose possibili questo turno. Poi facciamo così. Ok, male, molto male. Vediamo un po'. No, altri counter, non sono quello che volevo. E allora facciamo così. Questi sono 8 danni. Poi lui fa escape di Crocs e siamo morti. Mi sa che siamo morti. Vediamo se lo vede anche lui. Ah no, no, aspetta, perché questo qui mi fa tre. Cioè mi fa perdere 3 vite solo se scarto una non. Se non scarto una non terra. Insomma, vabbè. Solo se scarto una terra. Ah, ma poi. Ok, ho fatto rigirare questo coso tirando 2 spell. Troppe cose da tenere a mente. Quindi siamo ancora belli tranquilli a 3 vite. Vabbè, dobbiamo comunque scartare una non terra. Che è un po' fastidioso, ovviamente. E poi abbiamo un 6-6 enorme da gestire. Ciao Giorgio, grazie per il follow. Ah, rileggiamo bene. Ok, dobbiamo scartare una non terra. E in questo momento sarà Metallic Rebuke, perché non lo so, non abbiamo te tempo per tirare Rebuke. Tipo il nostro unico out è ammazzare. No, nemmeno.
Dobbiamo pescare un enforcer per ciampare Crocs. Troppa roba. Ok. Siamo 2-0 per il Pioneer. Però abbiamo mulligato a 4 in questo game. Quindi non disperiamoci troppo. Magari è giocabile. Comunque, sì, la differenza di power level fra i formati è notevole. Dunque. Ciao Matteo. Niente Banane Storm qui. Bel mazzo Banane Storm, però non stiamo banana stormando. Stiamo cercando di battere il Pioneer con un mazzo Pauper. E per ora non sta andando molto bene. Allora, vogliamo Negate per Extinction Event, perché quella carta lì è il delirio. Poi immagino che delle Hydroblast possiamo metterle. In realtà, cioè, non è che lui abbia così tante spell rosse impattanti. No, in realtà abbastanza. Sì, poi hai anche un removal per Crocs. Sì, mi piace Hydroblast. Metallic Rebuke li dobbiamo tenere tutti per Sheoldred. Cast Down non fa nulla. Anche Makeshift credo che vada tenuta per Sheoldred e magari anche per ammazzare i Planeswalker. Forse. Però così abbiamo troppa roba. Ah, limitiamo le Hydroblast a 3. Poi, munizioni sarà così forte, però è tipo una delle poche soluzioni a Sheoldred decenti. Poi proviamo a togliere una stellina. Sì, ma dai anche Ditto, tanto raramente la beccherò da sola, Sheldred. Kenku è lento, però è carino, secondo me. Proviamo così. Non è la migliore delle mani, specialmente on the play. Però proviamo a tenerla questa volta, dai. Io avevo visto gli Extinction Event, ma non avevo visto le Line of the Void. Vabbè, non che ci potessimo fare un granché comunque.
Facciamo questa così il prossimo turno, volendo, abbiamo tutti e tre i colori. Nel caso ci dovessero servire, ma... Ok. Lui Pyroblast non la può giocare. Quindi possiamo tirare il nostro Toadcast in tranquillità. Almeno quello. Ok. Ah, il Mir io lo tiro il prossimo turno. Questo non facciamolo girare. Ah, già qui a Word discarda carte, ok. Dicevo, il Mir, già che non lo potremo mai più riprendere dal cimitero, almeno proviamo a prenderci un po' di value con la Deadly Dispute, visto che non abbiamo altri artefatti da saccare. Va bene. Scartiamo Hydroblast, che non sta facendo un granché al momento. Prossimo turno scarteremo la Vault of Whispers. Lui ora ci farà editto, presumibilmente, che ovviamente è molto fastidioso. Ok, purtroppo Rebuke non lo possiamo lanciare. Comunque qui dobbiamo lottare per la nostra vita, perché se lui ha vinto, cioè se lui vince... Oh no. Che disastro. Immagino che tiriamo disputa adesso. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Non possiamo neanche tirare Angler. Forse ho sbagliato a tirare disputa perché ora non posso tirare Angler. Questo può essere. La vedo messa molto male. Ah, però possiamo ammazzare Liliana. 1, 2, 3, 1, 2, sì, almeno possiamo ammazzare Liliana. Ci prendiamo due danni. Ah no, perché non peschiamo? Perché va in esilio? No, vabbè. Ma io come faccio a vivere? Che è sta roba? Ah, pure.
Io, boh, onestamente non so cosa fare. Quante galvaniche abbiamo usato? Una. Il nostro out sarà tirare disputa, prendere 4 pizze, pescare galvanica e ammazzare quella roba con galvanica più munitions. Tanto se non ammazzo 4 pizze le prendo comunque. Non penso di poter stare troppo ad aspettare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. O prossimo turno possiamo tirare Angler. Se... Ah, è una bella combo questa, eh. Siamo letteralmente morti. Fare così. Quindi non tireremo Angler. Ora di nuovo dobbiamo pescare la famosa galvanica, tornare a Tre Terre e essere in balia della sua pescata. Cioè, neanche della sua pescata, della sua mano. Mi sento discretamente morto, signori. Ok. Ah no, ma siamo a due. Cioè io posso fare mir, parare, fare un danno, ma non importa perché... perché tanto moriamo nella mia pescata. Ok. Io però mi sa che non la finirei qui perché abbiamo fatto talmente presto che me la sentirei di prendere altre sberle, onestamente. Vediamo che cosa dice. Perfetto, facciamo un altro match al meglio delle tre. Torno fra un attimo. Vado giusto un attimo in bagno, torno subito.
Bene, rieccoci qui. Mandiamo subito la sfida ad adepto. Challenge. Format free format deck. Grixis. Hi, Bodenark. Thanks for the follow. Per caso sentite il mio cane che abbaia in lontananza? Se lo sentite lo vado a zittire. Ora faremo un match al meglio delle tre. Qui si mulliga di nuovo. Ok. Castdown fa schifo purtroppo in questo matchup perché non ammazza Sheldred. Ah, però non abbiamo mana rosso. Giorgio, che cos'è che vorresti tanto sentire? Non ho capito, non so se mi sono perso qualcosa in chat. Vabbè, qui mi scarta Wellspring, ovviamente. Mi fa abbastanza male. Ah, giusto, in effetti vi ho fatto una domanda e hai risposto. Non sentivi il mio cane? Perfetto. Grazie. Va bene. C'è quella roba lì. E a questo punto, per rimanere in vita, io lo ammazzo. Non vorrei prendermi troppi danni. Però, di nuovo, avrei dovuto aspettare. Sì, avrei dovuto aspettare perché magari fa quel drop a 3 antipatico. 3 danni me li potevo prendere. Ward scarta una carta, è forte, molto forte. Però qui potevo scartare una terra alla fine. Che sta combinando? Ok, usa il Blood Token. Al momento non me la sento di usare la Chromatic Star. Vediamo al prossimo turno. L'avrei dovuta. Sì, forse avrei dovuto spaccare la cromatica. È risposta. Boh, speriamo di pescare il nostro editto. Questo credo che abbia senso tenerlo in difesa. Ah, in realtà noi possiamo ammazzare Sheldred se lui attacca. No, ma perché dovrebbe attaccare? Ok, in realtà poteva aver senso attaccare con il bridge per incentivarlo ad attaccare con Sheldred, parare con Kenku e ammazzare Sheldred con Stella. Sì. Ah, ma tanto lui me lo stompa. Va bene. No, dicevo che non ha troppo senso attaccare col bridge perché tanto lui guadagna due vite a turno. Quindi, cioè, la race non la vincerò mai. Non sto facendo un granché se. Però certo, anche se sto fermo. Vabbè, comunque almeno abbiamo un po' più di tempo per pescare editto o robe varie. Immagino. Ok, adesso invece attaccherò perché posso fare Angler. Certo, questo potrebbe essere uno dei suoi removal. Però se gioco attorno a tutto qui muoio e basta. Quindi
Ah, era un altro bone crusher che va in faccia. Però ce l'aveva Dreadbur. Ok. Vedremo un po' di vite, però boh, almeno li ammazziamo Sheltred. Buono. Abbiamo una chance? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Lui come unica terra che fa qualcosa ha questa qui che si anima, ma ancora non è molto rilevante. Ok, ora quindi farà un bone crusher giant probabilmente. Che però trada con Mirror Enforcer, quindi almeno dovremmo ca cavarcela a gestirlo. Cioè è un po' antipatico il fatto che non si può ammazzare, ma non abbiamo nessuna necessità di ammazzarlo. Bam, paghiamo 2. Per Kenku io direi di aspettare. Però se neanche il prossimo abbiamo pescato un ponte lo tiriamo. Per ora facciamo così. A me va bene tradare un Enforcer per un buon Crusher Giant, onestamente, credo. Yeah, Snapscoop, are you talking about Pioneer in general or this game? I don't know Pioneer, so I don't know, but probably yeah, it's probably great in Pioneer too, not just in this matchup. Ok, Blood Fountain è forte. Yeah, I get it. Facciamo così. Allora, in teoria se peschiamo... No, non siamo letali. Dicevo se peschiamo una grande fornace, perché... Perché facciamo 6 danni di Kenku e 1 di e 4 di Galvanic Blast, ma lui rimane a 1. Non so se usare questo Blood Token. Ok. Ah, ecco perché.
Allora, riflettiamo. Gurmagengler 1, 2, 3, 4, 5. Mi sa che scarto, sì, scartiamo Kenku. Vediamo che cosa esce fuori. Ok. Poi li ammazziamo questo, ci prendiamo 3 danni. Buonissima la volta. Why do you say Kenku discard was bad? I think that now th they cannot both remove angler and attack with their creature on the same turn, so we should be pretty safe in doing this. Hi 420 Dragon, hi Zoon, welcome everybody. I won a game! That's amazing! Finally! The land is menace. Oh, okay, lol. I didn't win a game then. I must admit that I haven't really read fully these Pioneer cards. We are going to sideboard in Negate. Oh, you discovered our plan. He's not a very good actor, though. Like, he's doing obvious mistakes. Oh, yeah, now makes sense. Now I understand why Kenku discard was bad. Or I guess I could have just held back the land to block. Anyway. I think Hydroblast is mediocre. Like, yeah, it kills Crocs. I guess we will play a couple of them. Cast down is terrible. Munition is decent but not amazing. Oh, well, I think I will switch to English now because I see many non-Italian speaking people. I will just try that. So you say that Kraken Shaman might be good. We could try it, like instead of one Galvanic Blast.
Then maybe we also cut ammunition because we don't want too much, too many sack outlets without stuff to sack. So we can go like that. Blood Fountain seems terrible if they have all these graveyard date stuff like ley line. I think Rebuke is necessary to counter Sheoldred and Liliana and all this stuff, but I might be wrong. Maybe it's too slow. You don't manage to keep it up because you have to play to the board constantly. This is a very mediocre end, but we are on the draw. I believe we can draw a draw spell. They have ley line already. Alright, our hand is fixed. Let's see. Not really much to think about. Yeah, it seems hard to keep up counter magic in this matchup. We will see. Oh, and unfortunately, the. Oh no. Okay. I won't draw off this star because it needs to be put in the graveyard. And they always have the ley line, of course. So. Maybe he's aggressively mulliganing for it. This is another mainland. Okay. This is the Monarch land. Alright. We can pass here all the Rebuke and Deadly Dispute. Oh, blood tokens are very good with Ley Line of the Void. He's casting Bone Crusher Giant. I think that's fine. I probably cast Kenku here. Right, so that he can't attack with anything. It's not the best plan, but I think we have to do it because what are the alternatives? Yeah, nothing really. Now he can resolve Sheldred. And I guess we will blow up everything with Krakan Shaman sometime. I don't know. So.
I need 3 artifacts to sacrifice. Because like I can use a galvanic blast instead of the fourth and fifth artifact to kill Sheldred. Ok. Oh, so this is one artifact. It's a step in the right direction. I don't think we can thoughtcast now. So we will wait until we can cast both Clark and Galvanic Blast in the same turn. Next turn we should be able to wrap the board and lose a couple of lands in the process, but it's the best I can do. Let's see. Okay. That's completely fine. I will wipe that as well. Yeah, Crackling Shaman was probably a good suggestion. So here I will cast Thoughtcast and wrap the board in response, I think. See if I draw a land. Okay. Oh, this doesn't do anything, okay. Unfortunately, anglers are quite useless post-board. Oh, this, yeah. Yeah, this is a disaster. Their lands do too much stuff. His lands. Un, due, tre, quattro. Yeah, it looks like we are dead. Oh, right. So we go to game 3. Because this is a best of 3 match. Yeah. So I don't know, maybe I should cut Gurmag Angler. Like, it seems to be mulligan aggressively for ley line.
Yeah. Probably removal scene for to survive. Blood Fountain, I don't know if Blood Fountain it's just a couple artifacts. No real value. You can loot, but in this matchup looting doesn't seem very useful because you are like they are constantly grinding your resources and making it so that every single card of your cards matter, even the lands, because they are making you discard one card every turn. So Blood Token doesn't seem very good. Maybe I need a fast start, and in that case, Blood Fountain will be decent. We can play the second Blood Fountain, not more than two. What should we cut? Munitions seem so slow. We will try it like that. Hi, Tisdale. Okay. That's not the start we wanted. This might be. So, are we cutting Hydro Blast or Seat of the Synod? Or maybe Vault of Whispers? I don't know. Because we are probably going to draw other lands with Bargain. But if we Bargain early, then we can't cast Mirren Enforcer, so I'll probably cut Hydro Blast. I think that's correct, but I'm not really sure. I think he only plays one Abrade. Let's check. Yeah, he only plays one Abrade, so I don't think it's worth playing around that. So, next turn, if he doesn't interfere with our plan, we can go Mirren Enforcer and hold up Bargain. Looks like it's the case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, it seems a fine enough start. Oh well, Hydro here would have been good, but all the other cards that we were considering cutting were also good, so it's okay. Alright. So let's see if we can trick him. Oh no, it's not a trick because if he double blocks, it's yeah. Okay. Yeah, like he will never double block since both of his creatures will die. And I have a Blood Fountain in on the battlefield. So let's sacrifice this blood token, I think.
Alright. Another galvanic blast is pretty nice. I don't think they have ways to generate blood tokens at instant speed, right? So yeah, I will wait until begin combat. Yeah, this is nice. Oh, okay. So now, theoretically, one of these can now trade for a Mir Enforcer. Do I care with two blood fountains I on the battlefield? Probably not, right? So I let him do his blood tokens. And kill the pesky treasure maker. Yeah, I could also like try to go face. This game is kinda hard. Like, is he going to block? Well, maybe he's just going to kill my enforcer, so yeah, it's better to do it this way. Okay, he wants to kill my enforcer. It's fine. That's perfect, I think. No, it's not particularly perfect. Okay. Let's discard one land. Oh. Wow. We drew all four galvanic blasts. I would like another creature, but we boarded out the Gurmagenglers. Oh, you know what? It was probably a mistake to use the blood token. Because I have three red spells in hand, and yeah, now I can't like both Blood Fountain and Galvanic Blast, but maybe we don't want to Blood Fountain for one creature anyway, so we will just do that. That's scary if he's discarding that. Yeah, maybe it was actually wrong to kill the Kiki Jiki. I don't know, it's too hard to play this format of two formats that are different one from each other. Let's see. Yeah, this is probably a sheltered, right? Because I could have just killed the goblin shaman, then he would have had nothing to copy on his turn, and then on my other turn I would have killed the Kiki Jiki.
Just a Crocs. Still pretty scary. Looks like we should have just gone face with all galvanic blast. Yeah, like if we wrath everything and then reanimate our two creatures, we can't cast the Mirren Enforcer. So this is going to do 9 damages to us. Yeah, I guess I'm going to chump block and sacrifice two lands. I don't know. It's really hard. Okay, so let's execute our plan. He has 7 cards in hand, though. How are we supposed to beat that? Yeah. Alright. Yes, but this isn't one of them, I reckon. We only won the game he misplayed. Although I misplayed as well in that game, so maybe it's even. This seems rather desperate. Yeah, like what am I going to do? I will cast my cards, I guess, but I don't know what's the plan here. Oh, he's also exiling my entire board. How funny. Well, of course I can send everything to the graveyard, but you know, fuck it.
I will kill everything now. If I can't leave, nobody can leave. Yeah. And the funny thing is that he's going to recast Kroxa next turn. He's going to cast Sheldred before, and he's saving Kroxa for later. Well, he's lacking one card in the graveyard. Yeah, I think we can safely concede here. Alright. Well, we learned that rares are stronger than commons. Yeah, but it's been a fun experience. It's nice to actually get a feeling of how much is how deep is the difference. I mean, of course, we picked a very strong Pioneer deck. Maybe like Zun said, there are other options that we might be able to beat. Although I don't know, like surely not mono green. That seem impossible to beat. Maybe like mono blue spirits. I don't know. What deck do you think we could beat soon? White Weenie. I hate playing against White Weenie, but at least here they don't have 8 Dust to Dust in the sideboard. Yeah, how's White Weenie? Let's see. We are going to ride Adepto Terra in a moment because I think he will continue his stream and play Pauper. But let's have a look at Pioneer first. So we have Rakdos Midrange, which we already proved is unbeatable. You think we can beat Mono Green? I don't know, that deck seems crazy. Like, it can go really over the top of us, right? How do we beat Mono Green? Like, on turn 4 they have 5 huge creatures on the board. I guess we trade with the Old Growth Troll. Yeah, but this stuff is unkillable. No, well, yeah, it's kind of unkillable. Let's say it's hard to kill. yeah, surely we can beat Mono Green. Surely. We. Yeah, let's have a look at another deck. What does this do? Well, this is like draft chaff, even in Pauper. But this is probably the good card, right? Okay, so this reanimates the huge angel stuff, right? Yeah, Parhelion. Okay. But like you can put a stop in their main phase and kill it before. I don't know, maybe this is beatable. Not easy, but maybe it's beatable.
And is this what you were referring to with white Weenie? Mono white humans? Oh, I really hate these kind of effects. They aren't necessarily strong, but I hate playing against them. So yeah, okay. Okay. Yeah, Kraken Shaman probably does a lot of damage to this deck. If we were playing like one Kraken Shaman in the main and two in the sideboard, it could be beatable. Maybe. They all seem pretty strong though, these decks. Oh yeah. Let's check it. This Thalia or yeah, this Thalia. Yeah. Well, at least it dies to munitions. But yeah, 90% of our deck is non-creature. And I guess it doesn't die to munitions if they pump it with these and all that pump stuff. So yeah, the one mana board wipe is pretty crazy. That could do damage even to a Pioneer creature deck. Although of course they can protect their creatures with these. But yeah. I mean, of course Affinity is super good against creature decks in Pauper usually. So it makes sense that it could be decent against a heavy creature deck in another format. Alright. Thanks for watching. I will raid Adeptoterra now. I will just have to check how to raid because I always forget it. I think it's exclamation mark. Yeah, but okay, it's not exclamation mark. Oh, Adepto stopped streaming. Oh, so let's raid 420 Dragon then. Yeah, see you all. I don't know when I will stream again, but I will sometime. So, let's see at the next stream. See you at the next stream. So 420 Dragon MTG, and let's go. Bye.